continua il presidio sindacale al Club Med di Otranto. Oggi, 7 marzo 2013, tanti sono i lavoratori che manifestano per la tutela del posto di lavoro, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Con gli operai sono presenti il responsabile provinciale del sindacato Unione di Base, Salvatore Caricato, il sindaco di Otranto Luciano Cariddi, il vice sindaco Lavinia Puzzovio e l'assessore comunale Gianfranco Stefano. Sono previste per le ore 11 le telecamere della RAI e la vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone, ma per imprevisti le telecamere sono giunte alle ore 14.40, mentre non è riuscito ad essere presente il vicepresidente della Regione. I manifestanti sono stati intervistati dai microfoni RAI che, con toni sostenuti, hanno mostrato il loro disappunto. Lei chi è? Claudio. Io sono il pizzaiolo del Club Med di Otranto. Ripetiamo. Angelo Pitosa. Le fa buone le pizze? Così hanno detto fino adesso. Però adesso? E adesso sembra che le pizze non le faremo più, perché il Club Med ha deciso di chiudere definitivamente ad Otranto a partire dal 2013, nonostante hanno un contratto in essere che scade il 31/12 del 2013. Da quanti anni lavorate qui al club voi? Da tanto anni, da tanti, veramente tanti anni. Com'è che vi è arrivata la notizia? Non è arrivata nessuna notizia, l'abbiamo letto su Facebook, dai contatti Facebook. Voi siete dipendenti del Club Med? Noi siamo stagionali, però abbiamo un diritto di precedenza al quale avrebbero dovuto almeno risponderci, visto che comunque stiamo al 6 di marzo e nessuno ci ha detto di questo passo, a meno che non si ricordano di dircelo quando hanno bisogno in altri tempi, ma dovremmo saperlo pure. Beh. Come ci siete rimasti? Malissimo. La maggior parte di noi è l'unico sostentamento alla fine. Si lavora 4-5 mesi l'anno e per il resto si sta a casa. Quindi non è che sia molto semplice. Quanti siete a lavorare qui al club? Circa 200 persone. 200 persone, quindi 200 famiglie. Sì, anche più se calcoliamo anche i pullman che lavorano anche tutto l'indotto. Tutto l'indotto del Salento. Sì. Poi c'è l'indotto, diceva? Poi c'è tutto l'indotto, ci sono i pullman che fanno le escursioni, che vengono da fuori, c'è tutto l'indotto per la ristorazione, la frutta, la verdura, il pane, tutto. Cioè alla fine qua c'è un'economia che gira intorno a questo villaggio, che saranno poco sulle 300-350 unità, se vogliamo contare l'indotto, e poi l'economia del paese ne verrebbe fuori a pezzi, ragazzi. Sentite, ma cioè, il turismo in Puglia non va male, mi hanno detto. Assolutamente no, è in controtendenza. La grande è proprio andato il Salento alla vita. Il villaggio era pieno fino a noi. Abbiamo chiuso con 500 persone l'anno scorso. Il primo ottobre l'anno scorso abbiamo chiuso con 500 persone. Ma abbiamo lavorato dal 1 giugno al 31 settembre, sempre pieno. Forse c'è stata una paia di settimane, se per vuoto si intendono dalle 6 alle 700 persone. Però il villaggio è andato a gonfie vele. Forse abbiamo sbagliato noi, però. Okay. Perché? Perché evidentemente non abbiamo dato più di quello che noi potevamo dare, anche se abbiamo dato tutto noi stessi. Noi l'abbiamo considerata casa nostra. Essendo casa nostra non abbiamo guardato niente, e noi non è che ce l'abbiamo con l'azienda, perché l'azienda giustamente si guarda i fatti suoi, ma anche Sviluppo Italia si dovrebbe muovere un poco di più e venire incontro a questi operai, visto che Sviluppo Italia è stato dove ci mandano a rubare. Se ci mandano a rubare ce lo dicessero, però che non mandassero poi la forza pubblica con ne arrestne. Ogni operatore dovrà farsi i suoi conti economici, perché poi garantire una stagione così in corso d'opera non è facile per nessuno, soprattutto per una struttura come questo villaggio che non è messa benissimo e quindi ha bisogno comunque anche di interventi. Interventi che la proprietà continua a non voler fare e quindi tutto si complica. Noi siamo fiduciosi perché per questi ultimi giorni un interesse in particolare è stato rappresentato, anche un paio di interessi in particolare, quindi speriamo che almeno uno di questi operatori possa prendere la decisione. I lavoratori fanno un appello a tutte le istituzioni affinché si impegnassero a trovare una veloce soluzione per porre fine al disagio generato da questa situazione, anche perché la stagione estiva è ormai alle porte.